cause it's alright to let you go. Ok, ok. Buonasera a tutti ragazzi, come va, come state? Ciao a tutti ragazzi, come la va? Buonasera a tutti ragazzi, buon mercoledì a tutti. Che si racconta di bello? Ciao a tutti. No, in realtà stavo un po' macchinando oggi con delle robe tecniche, quindi in realtà mi sono impelagato in delle cose che effettivamente dovevo lasciar stare. Lasciamo stare, non importa ragazzi. Come va, come state? Ciao a tutti ragazzi. Soprattutto ciao ragazzi da TikTok. Ditemi se si vede bene, si sente bene ragazzi la live, perché ho settato alcune robette della live, quindi chiedo a voi ovviamente un parere tecnico a riguardo, ragazzi su TikTok. Intanto ciao Barbara, ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao Celeste. Oggi si inizia con un imprevisto e proprio sulla scia di ciò che vi dicevo, cioè il fatto che stavo settando un po' tutta la grafica nuova di TikTok, che spero appunto piaccia, in realtà ho settato anche ovviamente la ruota degli imprevisti, quindi per forza di cosa ho dovuto provare per vedere se andava tutto bene. E signori, ci sono buone possibilità che i tempi d'oro siano finiti. Io ve lo dico ragazzi, l'ho provata 3 volte, la musica è troppo alta. Grazie mille ragazzi, vado subito a settare tutto. Ok. Ok, ditemi se ora va bene, intanto grazie Dan per la sub. Ditemi un po' se ora va bene, scusatemi ragazzi, vi chiederò di fare da cavia solo per oggi, per settare un attimo i volumi di gioco, del microfono, eccetera. Perdonatemi, ma come vedete ho rivoluzionato un po' le live di TikTok e spero che in realtà la differenza si veda, la qualità, insomma, lo spero davvero. Grazie mille davvero a tutti, eh. Ora è meglio, ditemi un po' ragazzi, così almeno mi oriento. Dicevo che ho provato la ruota degli imprevisti 3 volte e vi dico che secondo me i periodi belli sono finiti. Mi è uscito cambia scenario, compra 10 pecore e non mi ricordo, ma tutte cose brutte. Quindi secondo me ragazzi ormai è un guaio. Secondo me sono finiti i tempi d'oro quando vincevamo la lotteria. Ciao a tutti ragazzi, mi sa che oggi aiuto. Ho paura, ho paura. Oh.
No, non è per forza brutto, però dopo aver buildato 4 anni, quel lattico sinceramente sarebbe un po' un guai. Però no, scherzi a parte no. Però c'era compra 10 pecore, c'era anche qualcosa di brutto. Ok, quindi ragazzi mi confermate, ho visto Fre che sei anche su TikTok, mi confermi Fre che la qualità, l'audio va bene su TikTok? Approfitto di te. Grazie mille. E intanto chi metta grazie mille per il 24esimo mese, 2 anni. Grazie ragazzi. Perché gli abbonamenti per la maratona di Sims diminuiscono invece di aumentare? Perché ovviamente alcuni scadono, quindi in realtà dovete risabbarvi. Se vi va, o sabbarvi per la prima volta se vi va, nessuno si offende. Se vi va di supportare ciò che faccio, di sopportare ciò che faccio, e passa la paura. Allora Fre, ti chiederò solo dell'audio di gioco a breve, perdonami. Approfitto, così almeno sistemo tutto. Quindi ragazzi, si va in game. Quindi levo questa, metto lui, vado qui, ok, vediamo un po'. Perfetto. No. Perché è così piccolo? Aspettate. Ok. Oh, perfetto. Ora ci siamo. Ok. Quindi, vado qua. E signori, io mi sto facendo un po' di affaracci. Buonasera a tutti, ragazzi. Benvenuti in live. Diciamo, io mi stavo facendo un po' di affaracci miei con Cristallo, perché stavo notando che sta per schiattare. Purtroppo sì, ragazzi. Purtroppo, io ve lo dico, Cristallo ci lascerà. Lei diventerà anziana. Lo so, è il male, Palia. Ci avete ragione. Lui... fra 6 giorni diventa adulto, lei è ancora una giovincella che effettivamente ha cornificato il marito col tristo mietitore, o quasi. Il bimbo mi diventerà bimbo e i cani, ne abbiamo 2 e mi sa che ci teniamo 2 cani, se siete d'accordo. Ragazzi, se non si offende nessuno, ecco. Sì, è diventato pancrispio, sì ragazzi. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in live. Quindi signori, io andrei col game. Anche perché purtroppo c'è l'imprevisto a breve. Io ve lo dico. Beh, cominciamo alla grande, dicevano. No, vabbè, ma signori, ma no. Ma così non lo accetto. Non ci voglio credere. Aspettate un attimo. Aiuto. Porca miseriaccia. Mi sarebbe piaciuto provare a far delle robe col tristo. Però capite bene che di tristo vedo solo lui. È così debotto. Ma io non so che dirvi. Cioè, ragazzi, dai, non si può cominciare così. Ecco qua. Ciao teso, comunque so che potresti andare a limonare col tristo quando non me l'aspetto. Anch'io ragazzi, manco il tempo di entrare. Ma poi, qua nella griglia. Poraccio. Perché qua nella griglia? Di tutti i posti, Cristallo. Mazza, sembra già un'urna questa. Ragazzi, sto notando adesso la somiglianza. Ragazzi, sto notando una somiglianza molto molto cringe tra la limonata e le urne di Sims 4. Avevate notato questa cosa? Ditemelo, ragazzi, mi raccomando. L'hanno riciclata. Oh mio Dio. Ragazzi. Sono identiche.
E questo è il karma. Vedi che ti abbaia pure il cane. Peggio per te. Ma scusa, ma lui è lui? Certo che è lui. Sì, ma non fare così davanti a mio marito, idiota. Cioè, facciamo finta di non far niente. Ti prego, lui non sa che noi abbiamo una relazione segreta, segretosa. Ma come si permette? E lui se la ride, cioè, grazie, appena riscosso. Ragazzi, lui sta lavorando, ovviamente. Triste è un figo, ci avete ragione. Poi però, quando si toglie il cappuccio, non sappiamo chi c'è, però. Ciao a tutti, ragazzi. Beh, a lei di più, perché contate che ha avuto la gravidanza, eh. E poi comunque sirena. No, non l'ho ripreso il cane, non ancora. Aspettate. Cristallo, mi dispiace. Dov'era il cimitero su... sull'attico? Aspettate, avevamo messo tipo una zona cimiterosa. Ah, solo che qua... no. Qua non è terra. E quindi, ragazzi, qua non essendo terra... le lapidi non ci stanno. Saranno tutte diurne. O notturne, ma va bene uguale. No, mi dispiace. Scusate, chi aveva le lapidi in tutto ciò? Perdonatemi. Io qua c'avevo un po' di roba. Eccole. Eccole. Ci teniamo... sono brutte, ragazzi. Abbiamo un sacco di contenitori di limonata. Qua abbiamo Dun Rodriguez. Sabbia sei e sabbia ritornerai. Dune. Poi abbiamo... beh, Cristallo adesso scriviamo. Derum Mete da Babysitter a Baby Shark. Un attimo. Quello che abbiamo ucciso nella piscina. E Pin White. Rippino. Rippino. Parte 2, sì, però questo incidi l'epitaffio. È un attimo, è il 3. Ragazzi, poche morti, poche morti stavolta. Qua dobbiamo scrivere. Te l'avevo detto. Cristallo, raghi, era anzianotto. E non ci puoi far niente. L'epitaffio di Cristallo Ronaldo. Hai avuto una vita scintillante. Eh sì, ragazzi, ha avuto una vita scintillante. Siamo a 4, raghi, siamo a 4. Lei, vedete, è molto tesa. Ciao, teso, dica. Anche il bassotto. Ma qua su, ragazzi, c'è una rugiada che non vi dico, Guardate un po'. Porca miseria, che peluria. Molto bene. Allora, e noi qua ci... mettici olio di gomito, al massimo carta vetrata. Ma nel senso, fai una doccia calda e tiepida. Così almeno magari cadono per sfinimento i peli. Noi ci proviamo, ragazzi. Perché non abbiamo mai acqua. Però, ragazzi, mo' le ho rotte le valvole idriche. E manco solo quelle, comunque. Cioè, nel senso, è rotto un po' tutto. Non posso scendere nei dettagli. Io non posso. Lei è flirtante, però... ma dov'è? Nei tetti degli... ma che è Spider-Man? Pensavo fosse sul tetto di un'altra casa, ragazzi. Perdonatemi, perdonatemi. E invece no. Pensavo fosse Spider-Man, invece sta per essere schiacciata di brutto da una commessa. Salve. Salve. Senti, che stai facendo? Voodoo, dolore, per il tratti dell'otto. Ricordo di un sim che ha perso la vita alla presenza della morte. Fa male, vero? E grazie al piffero non passi più dalle porte. Anzi, chi sta con te non passa più dalle porte. Salve, c'è un lattante qua. Come la va? Eccolo qua, il chiaro di luna. A proposito... vabbè, no, lui non è tritolo, comunque. Fate riscaldare in braccio. Allora, mo' ti prendi il bimbo. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in live. E te ne vai a casa con sto bimbo, Spider-Man, che non sei altra. Fermi qua. Io non capisco perché lasciano i bimbi a giro. No, ragazzi, io gioco a The Sims originale, collaboro con Electronic Arts, quindi ancora di più gioco con The Sims originale, ho tutti i DLC e, appunto, collaboro con gli sviluppatori con The Sims. E vi porto le novità in anteprima in Italia dei nuovi DLC, quindi se vi va iscrivetevi, seguitemi anche su TikTok per restare sintonizzati con le nuove uscite, anche perché la nuova espansione è prossima ormai, 2 mesetti e ce l'abbiamo. Non lo so, ma oltre a teletrasportarsi così, io non capisco perché lasciano i bimbi a giro. Che li hanno fatti i bimbi? Esatto. Ma povera sta bimba. Ok,
che è un bimbo, è Cloud Atticus Sky TG24. Mi ero dimenticato del nome. Lei invece è sempre arrabbiata, è tesa, i peli crescono. Ma perché? Ma che è una riunione di gabinetto questa? Cioè, signori, ma che è una riunione di gabinetto? Salve. Lei sta pure bene, a parte il fatto che ha un sacco di difetti, ma chi siamo noi per giudicare? Domenica, ragazzi. Fra 3 giorni, domenica 9, ci sarà la maratona di giugno. Sì, ragazzi, ci vediamo questa domenica. Ovviamente, se vi va, vi aspetto in maratona a partire dalle 14.30 e la maratona è estendibile, come ben sapete. Detto ciò, ragazzi, qua non possiamo perdere tempo col bimbo in braccio. Io qua, sinceramente, dovrei fare una torta al bimbo, perché, ragazzi, dobbiamo farlo passare d'età. Beh, che dire, qua ragazzi si sta negli attici, è un attimo, che due palle oserei dire, ci avete ragione, oltretutto manco intere perché, vabbè, non posso dire niente, è lunedì, io volevo fare la torta per il compleanno del bimbo, per fortuna c'è lui col folletto rosa, molto bene, dove ho messo la cucina, eccoci qua, salve, allora qua mi serve il bimbi. Prepara gli ingredienti, pastella, possiamo fare la pastella, brava la mia Rebecca, sei tutti noi. Oltretutto sta anche per raggiungere un livello molto alto di cucina. No, non ho detto niente io, raghi, Vedete, passano inosservate. Sono due pallette così inutili. Ora, vuoi vedere che alla prima botta prendo il cristallo per chiamare il Tristo? Cioè, l'altra volta abbiamo fatto un casino per averle. Vediamo un po', Era il Tristinio, il Tristanio. Buonasera a tutti, ragazzi. Il Tristonio. Non mi ricordo come si chiamava. Comunque non l'abbiamo preso perché è raro. E cioè, non li abbiamo raccolti. Culla il simlattante. Vabbè, ma puoi anche raccogliere le palle. Bravo. Guarda. Ok. Era il Tristazio. Metallo pesante. Grazie, ragazzi. Spero abbiate apprezzato il video di Casa a Prima Vista. Non volevo dirvelo in realtà cosa serviva. Le vostre case. Spero abbiate apprezzato. Salve, salve, ragazzi. Spero abbiate apprezzato come abbiamo utilizzato. E anche un modo per far vedere i vostri lotti, in realtà. Poi, certo, non sono veri e propri i sim, quelli che scelgono la casa, ma è una ruota random, perché deve essere qualcosa di diverso, non si può ricreare paro paro. Però, ripeto, qualcosina ce l'ho messa, dalla planimetria al furgone nero parcheggiato ai regali. Insomma, ho cercato di personalizzarlo al massimo. Esatto, si potrebbe fare anche casa a prima svista. Detto ciò, ragazzi, però se continuiamo così la pastella e raccogli gli ingredienti, certo, teso, grazie. Molto bene, mi dovresti fare una bella torta. Io lo so che è lunedì, ragazzi, lo so che è lunedì. Oltretutto dobbiamo continuare a mangiare, vi ricordo, fagioli, comunque. Vi ricordo, ragazzi, che qua nell'attico tira una brutta aria, perché comunque sì, è così. E l'imprevisto era mangiare fagioli fin qua. Ma salve. Ma guardi, ma svuoti questo. Non ci voglio credere, è stato talmente fissato bene che praticamente adesso... non dico niente. Prima erano sempre a disagio, ma anche se era pulito. Adesso è sporco, non sono manco a disagio. Non mi farò domande. Salve. Aggiungi le candeline. Buonasera a tutti. Me l'avete fatto voi però, ragazzi. Posso dire che li avete inventati voi certi imprevisti. Ok. Buonasera. Grazie, ragazzi, sono contento vi sia piaciuto il video. Tanto qua mangiamo qualcosa se qualcuno mi mangia la torta. Qua pure la palla è diventata fantasma. Ci sta giudicando. Ho sentito l'ambulanza. Ma che è la polizia?
Credo di sì. Si possono fare. Ho sentito una sirena. Breve, una sirena. Cioè, vabbè. Premi gratuiti. Ah, ma lo vedete anche voi? Sì, lo vedete in live. Accedi per ritirarlo. Ah, vedi? Oh, no, fermi. Non è la mia immaginazione. Scusa, no, voi lo vedete per forza in live. Dicevo, vedi? Se ti scordi di prendere i premi, te lo dice. C'è la notifichella bella. Si potrebbe fare, il problema è che è un guaio con le tempistiche, ragazzi, solo per quello. Sì, abbiamo deciso che domenica in live, se ci sono abbastanza lotti, si fa un altro giro di home tour degli shop, quindi sì. Detto ciò, a proposito, fermi, ma scusate, uniamo l'utile al dilettevole. Salve, modifica il sim. Lascia perdere il bassotto, grazie. Stanno arrivando i malus, ragazzi, eh. Stanno arrivando i malus. Io ve lo dico, ragazzi, so guai. Sono tanti, tanti guai. Salve. Ciao, Lisa. Allora, io dovrei... No, che clima freddo. A me del clima frega niente. No, dovrei fare una roba del genere speciale. L'hanno messo anche per i capelli, ma allora sono bravi. Oh mio Dio. Sembra che l'ha leccata una mucca. Cioè, volevo dire che carino, che molto carino il taglio. In realtà è molto simile a un altro. Te lo sconsiglio, in realtà trovi DLC molto scontati. Craccare il gioco non ha senso, perché probabilmente ti darà problemi. No, più che a lei no, sicuramente, ma più che altro mi ricordano quelli di Cani e Gatti. Le labbra, Maru. Ma devo fare un restyling. Non lo so. Volete che la trucchi come solo io so fare? E beh, ma ditelo subito che devo diventare un make-up artist. Ditelo subito, raghi, che mi volevate make-up artist. E beh, allora così siamo bravi tutti. Aspettate. Ovviamente per chi non mi conosce, sto scherzando tanto, oltretutto. Però sai che non gli stanno bene. Eh sì, mossa. Io gli darei una mossa. Cioè, se è mossa abbastanza, per i coltristo. Carina. Sembra la sorellastra di Cenerentola. No, qua sembra... Perché l'hanno menata? Ma dai! Che dite? Sono città d'Avatar, così. Eccoli! Eh sì, ragazzi, sono identici, in realtà. Sono molto simili a sono molto simili a quelli di come si chiama? Di Cani e Gatti. Sì. Anche così ha il suo perché. Riccia riccia non lo so. Però. Cioè, voi la vedete riccia, tipo lei, liscia no? Beh, riccia pare ma. Beh, così è molto carina. Mossa, ecco, mossa, mossa, ah sì, você mi mata. Vabbè, andiamo avanti. Che miseria. Perché non la smetto di cantare? Allora, il nero appesantisce il viso. La facciamo tinta? La
La facciamo tinta? Sì, però qua atteso sei tinta. Se vuoi, io ti posso imbiondire pure, ma resti tinta, io te lo dico. Dai, scherzo. Dai, ragazzi, sto scherzando, su via. Beh, a me liscia non dispiaceva, con i capelli molto all'indietro. Magari non questi, ma gli altri non mi dispiacevano, eh. Beh, anche questa, con la frangia, dai. Ma dite che è quello che la rende così? Pensate se ci metto questo. Mazza. Ce ne sarà uno che non... che risulta carino. Credo. Ragazzi, non me ne intendo troppo. Per me è come se avesse tanta congiuntivite. Però, vabbè. Beh, dai, così è carina, però, dai. Così è carina. Dai, dai. Così mi piace. Va bene, su via. Ok. Ragazzi, vado a sentimento, eh. Ti ricorda tanto i sim di The Sims 2. Vabbè, questa però posso dire che è una sim di default, ragazzi. L'ho modificata davvero poco, quindi in realtà non saprei, devo essere sincero. Questi sono di vita da liceali, ragazzi. I pantaloni sono di vita da liceali. Pantaloni a quadretti, non... Erano di vita da liceali, ragazzi. Erano. Fin quando li abbiamo cambiati. Vabbè, allora andiamo sul classico. Sul jeans. Ok. Erano. Erano di vita da liceali. Poi cosa è successo? Niente, alla fine l'hanno rimandata. A settembre e anche in un altro luogo che non è una località di vacanza. E quindi, ragazzi, dopo averla rimandata più volte, da liceale si è laureata, ha trovato lavoro, ha versato i contributi, tutto, è finita. Cioè, è già in pensione la ragazza, io ve lo dico. Niente, non è più una liceale. È stata giovine una volta, ma non lo è più. Mi dispiace per te, non ti sei goduta gli anni migliori. Molto bene, ok... è un po' strana, ma perché non voglio modificarla a livello di... come dire, di corporatura, ecco. Ha. Mi è diventata pure furba. E lei è tutta ringalluzzita che... ovviamente adesso col tristo, che te lo dica a fare? Mo ho trovato l'amore con il tristo mietitore, quindi dice aspetta che mo mi do un attimo una rinfrescata, tipo. Credo. Non lo so. Vabbè, questa è come si è sposata, la terrei così. Questa è come l'hanno mandata, rimandata a settembre. Inizia qualche nuova storia. Stiamo andando avanti con l'Impossible Life, ragazzi. Stiamo andando avanti con l'Impossible. Con la nostra challenge. Solo che stavamo mettendo un po' in ordine la nostra simmina, che non ci avevamo ancora badato. Dovrebbero sbloccarsi martedì.
Il mio sim è buggato. Dopo qualche minuto che gioco non mi fa più selezionare. Cambiare sim non mi fa neanche salvare. Da Xbox. Dovresti vedere, chiedere all'assistenza se c'è qualche problema in merito, assolutamente. Devi vedere un po' che ti dicono. Dovresti contattare l'assistenza, assolutamente. Le regole dell'impossible, ragazzi. Dammi un attimo, te le do subito. Devo far così, guardate la sottile strategia di marketing. Eccola qua. Devo far così, copia, devo far così, aspetta, scrivo qui, eccole qua, perfetto, torno qui, torno lì, torno giù, torno su, e ce l'ho fatta. Che sexy. È intimissima proprio. Molto bene. Qua ci mettiamo la biancheria, portami via. Color carne, le pantofole color forse. Molto bene, questi li leviamo. Dai, però, che carina, dai, posso dire. Un po' meglio di prima. Sì, so che Cuzco. Dai, ma c'ha la faccia da lama. Beh, ci sta anche quelli. Beh, potremmo in realtà. Tipi di look, scusa. Da festa. Mi sa che torno a farli io. Ma posso dire, questa sembra la cacca di Arale. Cioè, ragazzi, ma che look è? Cioè, scusa, tutta marrone, c'ha pure il... Non posso dire. Dottor Slampio, non capisco come ancora, non so. Chi mi ha dato il nome Arale? Quanti anni? Oh, cioè, ti prego. Cioè... posso dire? Cioè, sembra che gli ha cagato sopra un piccione che davvero se la teneva stretta da mesi. Perché lui non si spiega. Molto bene. Vai. Beh, sì. Certo. Beh, sì, ovvio. Si baffa. Ma che cacchio. Che è sto power... Ciao a tutti, ragazzi. Benvenuti. Ma che è sto Power Ranger? questo è quello di Rachel. Beh, questo è bello. Questo è molto elegante, in realtà. Beh, passa inosservata. Questo ci sta. Vediamo un po' i tipi di look da... bello. Qua è un po'... Un po' spiaggia, non spiaggia. Cioè, il problema, sapete qual è? Che poi lei si butta a mare con tutta sta roba. Altrimenti questo ci sta benissimo. Solo che poi si buffa niente. Vediamo un po'. Mi sento truffato, è lo stesso di prima. Semplice. Oh... Questo ci sta bene. No. Dove avete visto della peluria, ragazzi? In quale modo avete visto della peluria? Mo voglio vedere come mi metti quelli invernali, Guarda. Licantropi e poi Monte Comorebi. Cioè, per farvi capire che effettivamente... certo. Ovvio. Cioè, dicevo, per farvi capire che comunque ci sono pochi outfit invernali. Mi sono pure morsicato la lingua per dire sta porcata. Molto bene. Questo è senza tempo. Questo è carino. Questo è carino, dai. Dai, l'abbiamo migliorata. Ora, una roba che dovrei fare, però mio Dio...
povera, mazza, un infarto. Ah, perché lei era gotica. È vero! Allora, no, una roba che vorrei fare a sta povera ragazza. Porca miseria. Vi prego. Sì, ma certo che li rilevia. Vi prego. Cioè... Oh... Molto bene. Perfetto. Ora sì. Perfetto, ragazzi. So che state aspettando l'imprevisto, ma adesso lo facciamo. Adesso facciamo l'imprevisto. Tanto la torta l'abbiamo, ci conviene prima soffrire e poi festeggiare il compleanno dei bimbi, anche della nonna, che diventerà anziana con quel look un po' gotico, un po' Baby One More Time, proprio. Britney Spears, levati, mi raccomando. E quindi adesso vediamo un po', che succede. Vediamo un po'. Eccoci qua. Mazza, 5.000 di bollette. Mi sa che questo è l'imprevisto. Cioè, se posso dire. Lo so, raghi, ma dobbiamo festeggiare. Io lo so che è così. Quindi, ragazzi, devo far così. Eccolo. E eccolo. Perché lo sto facendo? Aiuto. Ragazzi, sta girando la ruota. Ti prego. Ti prego. Ruota, non mi deludere. Ma porca miseria, lo sapevo che dovevo riprendermi il cane. Colpa di quel cane pazzo, date del pazzo a quel cane. No, ragazzi, lo sapevo, capito? Cioè, appena è scappato il cane, io lo sapevo che appena scappava il cane, scappava il figlio. Ciao, Laura, benvenuta. Ma così non va bene. No! Io questo non ci voglio credere. Cioè, ragazzi, ma che l'è? Non ci voglio credere. Come si faceva il figlio? No, dai. Stavo guardando. Ragazzi, stavo guardando se si poteva fare col tristo. Forse quando viene a casa, non lo so. No, no, dal telefono sì. No, no, intendevo dire, volevo capire se si poteva fare col tristo mietitore, ragazzi. Però no, mi segna solo lui. Quindi non vorrei che fosse... Ah, perdonatemi. C'avete ragione. Non sono tornato in game. Ragazzi, mi sono fatto prendere dallo schioppone. Scusate, ragazzi, c'avete ragione. Torno in game. Dicevo... ragazzi, scusate, ma mi sono distratto. Dicevo che... Non me lo fa fare, me lo fa fare solo con Giovanni Rana, artificiale. Ma in realtà io vorrei farlo col tristo. E sinceramente non ho voglia di fare un figlio con Giovanni Rana. Perdonatemi. Vedo delle gambe laggiù. Chi è? Ma è del debug sto sim. Non lo posso selezionare, aspetta. Ciao. Non credo. Sapevate che su The Sims ci sono dei sim che non sono sim, ma che sono inquietanti e sono delle bambole? Mazza ciccio, quanti poligoni... Ma che è Harry Potter su The Sims 1? Ciao raghi, io questo me lo sposo. Ma che tenero. Che tenerello è sto ragazzo! Sembra un gigante di Audi, cosa... Ma io pensavo, cioè io stavo scherzando, ho detto probabilmente, è molto carino, io scherzavo, ho detto sai che c'è, probabilmente niente, vorrà dire che...
Cioè, non pensavo davvero fosse un sim di default. Un po' rigido. Ma che ha fatto? Non posso dirlo! Una roba ce l'ho in mente! Intanto, Arianna, grazie mille per la rosa. Grazie mille a tutti, ragazzi, per il supporto. Spero vi stiate divertendo in live. E spero si veda bene da TikTok. Oggi che ho settato tutto. No, aspetta, mo adesso passo l'intera live. Ma chi è sto tizio? Ma chi è sta gente? Notare, esatto, il gioco di ginocchia. Cioè, notare il gioco di ginocchia, ragazzi. Devo dire che c'ha il ginocchio tutto dislocato. Ma ragazzi, non avevo mai visto che c'erano dei sim farlocchi. Cioè, ma chi è sta gente? Sta povera gente? Cioè, ma chi è? Ma fa un figlio artificiale, infatti, questo sembra che l'ha fatto Geppetto. Cioè, posso dire... Ma è per far vedere tipo che la gente cammina, Samaishu. Non ho capito. Ma quanta gente c'è che ha una camminata diversamente furba? Fatemi capire. No, mo adesso... Esatto, mo adesso devo andare in giro per tutto Samaishu. Mazza il cavallo, quanto grande. Dice... Eh no, ragazzi, cioè, va bene tutto, ma i sim di pezza no, però, ragazzi. I sim di pezza no. Oh, guarda. Yamato. Kaito. Eldorado. Azzurra. Una vestita di giallo che si chiama Azzurra, beh, direi che è perfetta. Assolutamente. Poi qua che abbiamo? Una nella panchina. No, ragazzi, vorrei cercare un semino con cui fare un figlio artificiale. E posso... Oh mio Dio. Manuel, il venditore. Stefi ci ha lasciato Cristallo. C'è stato il primo imprevisto. Appena abbiamo dato via un cane, ovviamente ci siamo beccati. Fai un figlio artificiale, quindi adesso dobbiamo fare un altro figlio. Io ve l'ho detto che la pacchia era finita. Voi non ci credevate. Vedete già gli imprevisti. Sta girando la ruota. L'ho scritto nel titolo. La ruota gira. Nessuno mi dà credito. E invece, vedi. Ma qua è gente viva. Ah, questi sono vivi. Vivi e lascia vivere. No! Ma è Supermarket Simulator! Ma avevano finito il budget! Ma sono tutti uguali! Ma sono vivi! Sono fatti di pezza, ma sono vivi! Oh mio Dio! No, è Supermarket Simulator all'improvviso. Ma chi è sta roba? Cioè, ragazzi, non so se l'avevate mai notato. No, ma tanto ne viene solo uno. Ah no, perché ho due slot. Dobbiamo... Beh, con uno di questi volete votare? Ma poi che so? Ma perché sono pure censurati? Per non far vedere il seno? Io non ho capito. Cioè, ragazzi, io non sto capendo. Ma che gioco è? Io, ragazzi, sto gioco non lo conosco. Non ho mai visto una roba del genere. Vabbè, non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Cioè, vabbè. Cioè, è per far finta che ovviamente la città è viva, ma ci sta, sono... Però scusami, perché non ci sono nel debug? Più artificiali di questi, sono robotici. Ecco cos'era l'imprevisto, ragazzi. Ho capito, ho capito. Molto sempre sul pezzo, noi. Lui lo stava guardando un po' così da prima, Aurelio. Io farei una presentazione di Tomarang. Ragazzi, così, tanto per. 21 simoleon, solo per presentarci. Mazza, che tirchio. Ma perché si porta... Ma che leva un pacco di Amazon? Ma lasciala a casa sto poveraccio. Cioè, ma scusa, ma io gli ho chiesto di andare a conoscere lui. Ma che cacchio se ne fa del bimbo? Cioè,
Non credo si possano aggiungere la fa, me lo auguro. Soprattutto. Aspetta. No, perché sono in delle zone, vedete, irraggiungibili proprio. Molto bene. Ciao Stefano. Ah, perché l'ho chiamato io, è vero. Ah, molto bene. Puoi posare sto bimbo a terra? L'ha lanciato a terra! E mi è sparito pure lui. Avete visto quella cattiveria con cui ha lanciato il bimbo a terra, raga? Io non me lo sono inventato, eh. Lattante solare. Potremmo farlo anche con il maggiordomo. Ma perché levarci il piacere di conoscere nuova gente? Io non... Io tornerei a casa. Cioè, posso dire... Io tornerei a casa, esatto. Tanto c'è il maggiordomo, ma chi se ne frega. Però da casa non me lo segnava. Scusate ragazzi, però da casa non me lo segnava il maggiordomo. Dove cacchio vivo? Cioè, dicevo, non me lo segnava il maggiordomo. Eccolo qua. Ciao, viviamo qua, che bello. Allora, torniamo a casa. Vai qui, ti prego. Cioè, il maggiordomo, eccolo qua. In teoria, forse non ce lo segna perché... No, no, ce lo segna. Ti prego. Sì, sì, ma di casa c'è solo Giovanni Rana, raghi. Che tristitudine farlo col marito. Col padre degli altri figli. Ti prego, dimmi che stai tornando a casa. Molto bene. Oh, adesso prendi la cornetta che Mondiale Casa ti aspetta. Ok. Molto bene. Il maggiordomo ha potenziale, ma forse dobbiamo essere un po' amicici. Perfetto. Passiamo il fardello. Molto bene. Passiamolo al maggiordomo. Salve, guarda, me lo tieni. Grazie, vado in bagno. Molto... E poi ci conosciamo un po'. Altre scelte, maggiordomo. No, amichevole. Sfoggia l'animale. Affetto. Dai il regalo amichevole. Possiamo dare una cioccobacca. Ehi là, confinante! È per caso il tintinio di qualcosa di rotto quello che sento? Sì. Sapessi cos'è, meglio che non te lo dica. Ciao, vuoi diventare mio amico? Ciao, vuoi diventare il padre dei miei figli? Ciao, puoi darmi credito? Ecca, grazie. Decanta le doti del partner. Di quale partner? Intanto ciao a tutti ragazzi, benvenuti in live. No, signori, allora... qua devi far chiacchiere, impara a conoscere proprio. È schifiltoso. Molto è perfetto per un maggiordomo che deve pulire. Qualcuno si occupa di sto bimbo. Alla nonna, ti prego, metti il bimbo a nanna. Ti prego, nonna. Toh. Metti Cloud qui che io sto cercando di fare altri figli artificiali. Ah. No, Giovanni. No, ha fame. No, no, ha solo sonno. Ha solo sonno. Ho chiesto alla nonna di... Ok, ci pensa il papà. Ma lei ci sta flirtando di brutto davanti al marito. Però datti in contegno. No, non posso ancora. Immagino di dover avere una relazione buona, insomma. Oh, metti Cloud a dormire lì. Bravo. Adesso Giovanni tranqui, che recuperiamo un po' di relazione. Lasciami fare due figli con un perfetto sconosciuto e poi recuperiamo la relazione. Tranquillo, tranquillo. Non ti preoccupare. Ora recuperiamo tutto, Spettegola. Ho visto un bassotto elevarsi. Tutto bene, ragazzi. Io bene. I miei sim meno. Ho visto un bassotto su due piedi. Su due zampe. Su due piedi, no. Così su due piedi l'ho visto, sì, ma...
in un altro senso. Vabbè, senti Giovanni, dai, vabbè, ho capito, dai. Cerca di avere un figlio con Giovanni Rana, te lo sogni. Facciamo fichi fichi, dai Giovanni, così almeno ti passa. Così, perfetto, facciamo gli agnolotti. E via. Dai Giovanni, ti sto aspettando per fare gli agnolotti. Ti prego. Ti prego Giovanni. Facciamo fichi fichi io e te, te e io. No, lei preferisce... esatto. Preferisce i prodotti di Giovanni Rana, non lui. Ma lui preferisce dormire nelle panchine fuori. Tu non hai voglia, ma io sì, però... Cioè, nel senso, no, però devo. E poi faccio un figlio artificiale con altri. Mazza, sembra che t'hanno chiesto di andare chissà dove, però Giovanni, dai. Come ha preso l'interesse di Giovanni Rana? Dopo un figlio te ne sei accorta? Vabbè, non importa, non, ragazzo, non mi farò domande. Ma scusa, ma il cane che ci giudica... Non capisco se sta girando attorno per cercare un posto dove far la popò. E invece... beh, devo dire che c'era tanto di sforzo di metterlo nella culla al bimbo. Devo dire 2 metri. Ah, è la nonna che fa quel suono. Oh mio Dio. Ecco, ragazzi, mi sembrava un po' troppo spinto sto fichi fichi. Ho sentito... ma che sono gabbiani? Invece no, era lei che faceva la sirena. Praticamente la sirena d'allarme. Lei si è messa dietro la porta, che stavano facendo fichi fichi, e ha fatto la sirena d'allarme. Come della serie proprio, però non fate gli zozzoni. Molto bene, molto bene. Lei ha sonno, lo so. Lo so che hai sonno. Una relazione proprio molto intima dal momento che preferisce andare sul divano. Qualcuno si può occupare di sto bimbo? Cioè, nonna, ti prego. Fai un bagno, ti prego. Qualcuno pensi ai bambini. Con tutta probabilità, ragazzi, ne verranno fuori almeno un altro. Cioè, ma noi non possiamo avere dei bambini in sta casa. Oltretutto lui deve anche... Buonasera a tutti, ragazzi. Deve pure passarmi d'età, però. Dai... Non ci voglio credere. Lo faccio da sola, quindi. Da singola. Lo faccio da singola. Perché in realtà l'imprevisto era fai un figlio in modo artificiale. Non ha detto in coppia. Quindi in realtà, ragazzi, l'imprevisto ci può stare. Lei sta andando? È molto bene. Lei sta andando verso nuovi lidi. Verso nuovi Lidl. Beh, Lisa farà un salto in ospedale tramite il proprio materiale genetico. Avrà un figlio con l'aiuto della scienza. Tutto pronto per aggiungere un seminato alla tua unità familiare? No. Però, vabbè, ok, lo accetto. Ma come? Ma gli hanno fatto fare in ascensore, altrimenti non si spiega. Mazza, cotto e mangiato proprio il bimbo, Lisa sta per avere un figlio. Ma scusa, ma nell'androne delle scale? Non ho capito. È una femmina! Come la chiamiamo, ragazzi? Abbiamo un maschietto. La secondogenita, ragazzi, come la chiamiamo? Su, via. Si accettano suggerimenti. Suggerimenti. Io la chiamerei AI, perché è artificiale. Però vediamo un po', intanto buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in live. Abbiamo appena fatto Arale. Arale. Arale ci sta. In onore del look della mamma. Cotta mangiata. Ascensora anche. Beh, potrebbe essere carina. Ingressa. Oppure, cioè, visto che l'ha avuta praticamente dentro l'ascensore, come la possiamo chiamare? Catapulta?
Non lo so, ditemi voi, ragazzi. Si accettano suggerimenti. Chi siamo noi per giudicare? Il maschio potevi chiamarlo imprevisto. Provetta. Ragazzi, io con quel nome lì c'ho tutta la storia. Elevata. Vorrei agguantarla. Cheat the lady. Io, ragazzi, guardo solo prodotti di qualità. Provetta elevata. No, non ci sta provetta elevata. Porca miseria. Ah, ragazzi. Elevata alla seconda. Non ci sta. Elevata alla seconda è tanto carino, però, se posso dire. Non ci sta proprio. Catapulta. E ci sta, seconda di cognome. Elevata alla seconda, perfetto. No. 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 Tripletta un par di... No. Ma adoro de che... La terza? No, lo so, Esther, però vabbè, che vuoi farci? Levata la seconda, levata la terza. Abbassata. Una domanda, perdonate. A parte il fatto che, vabbè, lei è tornata dall'ospedale, cotta, mangiata, nuda... Cioè, della sera ha partorito nell'ascensore, ha lasciato lì il camice ed è tornata a casa così. Perché altrimenti non si spiega sta cosa. Posso dirvelo. Oltretutto, dove mi hanno scaricato? Il cane sta volando. Torna a casa adesso. Non facciamoci domande. Allora, uno è qua. Chi è lei? Vediamola un po'. Elevata la terza. Ah, ho detto, guarda, l'altro l'hanno messo in bagno. Io e gli specchi. Questo sono io, ragazzi, e gli specchi. Era il riflesso. Scusa, se elevata la terza è qua, elevata la seconda dove sta? In un'altra camera da letto. Dai nonni, tipo. Raga, mi sono perso un bimbo. Signori, mi sono perso un bimbo. Ah, eccola. Ah no, l'hanno messa nella culla del fratello. Oh mio Dio. Molto bene. Chiama per un servizio. Paga le bollette intanto, brava papà. E poi ti chiedo di chiamare un servizio continuativo tipo per 18 anni, i babysitter. No, perché ragazzi, no. Due gemelle, no. Due gemelle, tre gemelle, una strega. No, due gemelle, no. Oltretutto qualcuno lavi sto bimbo. Le ha fatto fare il ruttino. Bravo. Mi piace, intraprendente. Mo, già che ci sei, dimmi che hai chiamato il maggiordomo. Tutto ciò noi dobbiamo far crescere sto bimbo. Ma non possiamo far crescere zozzo. Ragazzi. E oltretutto quella torta, le candeline, chissà che fine hanno fatto. Non voglio manco sapere. È ancora buona. Vabbè, allora, scusate. Un evento sociale. All'una e due di notte... lei è divorziata, è vedova, è divorziata. E lei è vedova, poverina. Non vedo l'ora di fare una festa, tipo. Festa per la nascita. Futuro genitore, solo lei. Ospiti, ho il grande piacere ospite di avere ospite un po' di gente che è più lì che là, perché comunque
meglio. Oh, ma lei aveva una... No, fermi, lei si può innamorare ancora, raghi. Io credo nell'amore. Io ci credo, raghi, nell'amore. Mixologo, tieni. Io ci credo, raghi. Perché lei ha una sorta di cotta per qualcuno, dai. Mazza, che m'hanno sentito? No. Molto bene. Oh, guarda tutta la gente. Molto bene. Balla un lento insieme a... Fammi vedere se c'è il fidanzatino. E il fidanzatino non c'è ancora. Ma tutta sta gente però... Scusate ragazzi, ma tutta sta gente da dove arriva? Dall'ascensore. Oh, bravo, guarda! Se non ci fossi ti inventasse! Dici questo? Sì, sì, tutto nella norma. Tranquilli, è che sto facendo prendere aria ai panni. Solo per quello. Ma stanno su. Ma non si è visto nessuno alla festa. Posso dire che tristitudine. Da qua devo fare così, ma... Oh, no, ho sentito il suono. Dai. Un bebè viziato. No, ma c'ha anche dei difetti sta famiglia, eh. Ma devo dire che comunque i pantaloni da cowboy con le fette di lime e limone, ragazzi, pepem proprio. Sono uscite da Chestnut Ridge proprio. Perfetto. Guarda come guarda il cane. Vabbè, facciamo diventare lei anziana. Esprimi un desiderio, fai una foto. E dobbiamo fare un po' di fotine, raghi. Aspetta, eh. Scatta una foto di... la bimba. Ne ha appena lanciata una? Non ho capito. Oh, intanto che bello! Abbiamo un sacco di regalini per la bimba. Oh mio Dio. Impronta infantile di Giovanni Rana. Impronta infantile di elevata alla... Impronta infantile di elevata alla... Non lo dice. Impronta infantile di John Cena pranzo. Ah, ecco dove stanno gli altri quattro lapidi, raghi. Sì, ragazzi, ci vediamo domenica in maratona. Ma questi sono quelli di Sulani. Auguri, Rebecca! Perdona, mi stavo posizionando le lapidi, non t'ho vista. No, ma non stare qua col cuore infranto. E non solo quello. Vai pure in bagno. Guarda che c'è il fidanzatino. Siamo amici di un ospite. Ah! Devo dire, si vede proprio... È il classico abito, ragazzi, da festa, questo, decisamente. Questo è un abito da festa, comunque. Posso dire. Sì, ma io avevo il fidanzatino, me li so persi. Allora, io non voglio sapere che festa state facendo. Cioè, nel senso... Io adesso... Cioè, va bene la malizia, è vero che la malizia è negli occhi di chi guarda, o si potrebbe anche dire malizia profumo di intesa. Però capisci che qua la situazione è un po' stramba. Cioè, che ci fate in camera da letto? Cioè, non ho capito. Cioè, ragazzi, mi dovete spiegare le situation, perché io sono tardo di comprendonio, quindi a volte non riesco a cogliere le sfumature. In questo caso sarebbero 50 e di grigio. Ma va bene... Cioè, sì, comunque metà degli invitati non si sono presentati, tra cui il mio fidanzatino, io ve lo dico. Io ho una tresca con la gente, eh. Cristallo, vabbè, certo, ma aveva anche un accenno di con Jay. Ah, ma pensavate di raggiungerci? Ma Jay è anche
un pezzo di manzo. Fermi tutti, romanti. Aspetta, aspetta, che facciamo così che ci dimentichiamo subito del marito. Guarda, guarda come ci dimentichiamo subito. Ok, sì, grazie. Mo bevi per dimenticare proprio in questo caso. E poi guarda il fidanzato. Ah, stanno salendo. Vabbè, signora, guardi, io sono andato dall'estetista. Ho dovuto fare il laser. Signora, guarda, stavo messa come lei, io glielo dico. Sono dovuta entrare nei crown sim proprio. Lei è molto tesa, ma adesso non è più. Intimità fisica, bacio non flirtante. Ma scusa, ma quando è che lei si è messa insieme a sto tizio? Ovviamente non ci possiamo mettere insieme perché non abbiamo slot. Su, su. Raghi, ma quando è successo? Non mi ricordo, era qualche imprevisto forse, che lì si doveva innamorare del vicino. Una roba del genere forse. Non mi ricordo. Io non ricordo quando è che lei è diventata fresca ed esuberante. Ah, ma ok. Fammi capire se lei ancora fa... Ok. Giovanni Rana? Giovanni Rana sta in vestaglia, poi non ne frega niente. Era un imprevisto, infatti non ricordavo. Gradisce la malizia? Vedi che tutto torna. Sei maliziosa, Lisa. Fatelo dire, Lisa, non va bene. Bevi qualcosa, grazie. Abbiamo un po' di Chardonnay, tipo. Chissà da quanto tempo sta lì, probabilmente ha variato di brutto, ma... esatto, ricordavo qualcosa del genere. Comunque, esatto. Buonasera a tutti, ragazzi. Benvenuti in live. Sono carini loro. Ok, lei era la vecchia maggiordoma. Che ragazzi, chiamiamo maggiordomi come le mutande. E intanto, grazie mille. Grazie mille per il secondo mese. Grazie a tutti, ragazzi, per il supporto. Cioè, cosa sto vedendo? Cioè, posso dire che c'è qualquadra che non cosa, comunque. Presentazione flirtante, vai. Mazza, ma quanto dura sto vino? Ma lei gli ha rubato la sedia. Grazie, Morgin, non dovevi. Grazie, cosa mi ha regalato Morgin? Ah, è per la festa di nascita. Infatti, vedete, ci stanno regalando la palestrina, tutte le robe. Perfetto. Non era il ragno, ragazzi, non fatevi domande. Se vuoi andare, se volessi andare a lavarti, tipo, nessuno si offende, comunque. Oh no! Oh no! Perché? Era così tutto perfetto! No, raghi, dai! Questo sono io. Questo sono praticamente io. Mentre vedo gli imprevisti alla mia stessa verve, affranto, appeso così alla doccia, così, così proprio. Cioè, no, vabbè. Ah, quello sì, effettivamente c'ho i soldi per la bomba, c'avete ragione, sta casa è una bomba. E solo che mo devo capire quanta muffa c'è e dove. Perché comunque la casa è grande, raga. Se c'è più di uno slot di muffa, ciaone. Ci conviene davvero lanciare le bombe. Perché detta così, per la muffa. Perché comunque non riusciamo a sostenerla. Come sì, come lei non riesce a sostenere una doccia. Cioè, tu mi devi spiegare qual è il problema. Ma fai fichi fichi nella doccia. Almeno ti lavi dopo, spero. Giovanni, senti, ho voglia di fare un po' di sano fichi fichi io e te. Ok. Apri il rubinetto.
Apri la cornetta, Mondiale casa ti aspetta. Ma scusa? No, come però già ho finito. Alte de... Pa- ah, 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 ah! Fermi! Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. O lui ha un gusto strano nel vestire, oppure... No, eccoli, lo sapevo, sono tornati. Ci stanno invadendo. Ci stanno invadendo di nuovo. I babysitter nuovi, prego. Ma poi a coppia. Beh, ci sta, uno per sim. In questo caso ti dirò, non è manco così tanto sbagliato, però... ma qua ci sono dei cristallozzoli. E lei è affranta per tutto ciò che succede, quindi raccogli. No, è in gruppo ormai, è diventata una... una cooperativa, praticamente. Niente scuse, fai che la vescica di un sim cede in un lotto almeno in cinque, con cinque gabinetti. Ok. Qua stiamo prendendo un po' di robe, comunque. Che in teoria potremmo anche vendere, nel senso che ormai... cioè, alla fine era cristallo, l'ha detto la cristalleria. Ah! Aspetta, aspetta. Sono piccoli problemi di bagno. Nati da un move object che profuma d'amore. Sono... io non posso aver messo un cesso dentro la vasca, ragazzi. Cioè, con tutto il bene, per carità, so strambo. Ci siamo, cioè, siamo d'accordo tutti. Ma ancora a sto livello non ci sono arrivato, ragazzi. Probabilmente è lo stesso problema per cui il cestino è fuori. Quando ho sloggato, intanto, Alessia, benvenuta nella nostra famiglia, nella nostra community. Cioè, probabilmente è lo stesso problema per cui il cestino è fuori. E questo è un bagno walk-in, proprio. Ma che cacchio ha fatto? Ad andare lì, sto WC. Ma poi anche con la carta igienica, è proprio confezionato alla grande. Beh, non fa niente. Io, ragazzi, non mi farò più domande ormai. Che ve lo dica a fare? Ecco perché. Quando ha chiesto a lui di far fichi fichi, lui si è affacciato, ha detto, e dove mi dovrei mettere? Ed è andato via. Cioè, capite? Ha detto, no, no, fra noi c'è qualcuno. Qualcuno ha preso il mio posto. Sento che c'è qualcuno nella nostra relazione, Lisa. Eh sì, c'era il cesso. E infatti, guardate la felicità con cui questi due fanno fichi fichi proprio. Un giorno alla spa proprio. Guardate un po', un giorno alla spa, signori. Bravo, grazie di esistere tu. È compleanno di elevata alla, punto. È compleanno di elevata alla, punto. Non c'è né seconda né terza. Ah! Ma ho scritto i nomi elevata alla, punto. Ah no, elevata alla, punto, nella notifica. Ok, ci sta. Perché seconda e terza effettivamente sono i cognomi. Però diciamo, perché elevata alla? Ok. Oh, ma vedi che funziona la vasca? Cioè, ragazzi, in questa live abbiamo scoperto sim strani che non ho mai visto in 10 anni. Cioè, a Samaishun esiste una comunità di sim sconosciuta. Questa cosa, ragazzi, è molto importante. Ci sono dei sim che noi non conoscevamo. Non conosciamo neanche quando si deve fermare la videocamera, probabilmente. Qua, ragazzi, vedete, c'è tutta una comunità di sim. Quelli che nessuno ha mai calcolato. Quelli che nessuno ha mai compreso. Quelli che nessuno ha mai conosciuto. Perché oggi abbiamo scoperto che su The Sims 4 c'è un'altra civiltà nascosta. Quella di questi tizi.
cioè nel senso di questi tizi notare, però posso dire mazza, cioè praticamente ci sono i sim che hanno la punta stella e i sim che hanno la punta piatta, sono dei cacciavite questi qua. Comunque mi ricordano i piccioni di su. Che tenera. Che tenerella lei. Mi piace. Lei mi piace. Ha un non so che, c'ha quel barlume negli occhi che ti viene voglia proprio di... Vai, andiamo avanti. Gna 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 gna. Vado a maggiordomino. Non dovrò sganciarla. Vai, sganciamola. Molto bene. Ok. A questo punto dobbiamo fare un'altra festa. La fa sempre la nonna, raga. Sta litigando con qualcuno. Chiacchiera con Stefano. Oh. Ma lascialo lavorare. Ma dove sta lei? dalla foto dell'icona me lo aspettavo un po' diverso, Stefano. Probabilmente è alto. È alto, visto che aveva i capelli bianchi. Quello sì. Quello sì, ha un faccione tondo tondo. Lei praticamente sta litigando con un cartellone. Beh, ci sta. Cioè, nel senso, povera. Non ne può più sta ragazza. Cioè, nel senso, va bene tutto. Però, vedete, cioè, ormai è alla frutta. Ma, ripeto, è pure colpa mia tutto ciò. Io ormai non mi sento di giudicare. Però capite bene che lei sta davvero litigando con le pensiline. Cioè, c'è quella quadra che non cosa. Fermi. Chiamiamo un servizio di babysittering. Che vediamo un po' quanti ne arrivano a casa. Vai. E beh, ragazza. No, infatti, se non abbiamo acqua, la sporeosi è il male. È meglio togliere la muffa subito. Sì, ragazzi, io ve lo dico. Sono piccoli problemi di muffa. Ok. Oh, Giovanni sta dormendo, bravo. Buonanotte. Ma i bimbi come stanno? Lei sorride alla vita. Lei dorme. Il bassotto invece fa altro in casa. Ma non starò qua a giudicare. Molto bene. Anche i pannolini, anche questo va via. La mamma come sta? Dormi. Ok. Ok. Sono piccoli problemi di corna nati dall'amicizia con il nostro maggiordomo. Ma infatti perché nostra figlia ce l'hanno messa piazzata qua dal maggiordomo? Ma cosa sto vedendo? Qualcuno ci chiama. Fermi. Ne vedo solo uno. Per me i babysitter sono due. Lacrime mie, lacrime tue. Per me sono due e... Scusate. Io la devo smettere di cantare qualsiasi canzone, mi viene in mente. Ciao Penny! Oh, ma quanto è anzianottola. Ok. Ma ecco dove si sono conosciuti lei e Stefano. È lui che ripara le robe. Ma vai in bagno. Ma Rebecca, ma che ti costa? No, no, figurati, non... Quanti bimbi? Oh, sbrodolone! Vabbè, lei prende direttamente le insalate da qui, perfetto. Brava la nonna, che sta benissimo oltretutto, eh. Beh, anche lui potrebbe fare così. Lei ha bisogno di un po' di robe, ma capisci bene. Il bimbo ce lo portano via i servizi sociali a breve, perché il babysitter lo paghiamo per niente. A quanto pare, dico, eh.
C'è un cane che sta male. Mazza, ha dato giù di brutto. Cioè, signori, ci ha rifatto mezzo parquet il cane. Ma che ha? Eh sì, devo badare al bebè, sì, certo. Aspettate, di che ha bisogno il bebè? Ha bisogno di socialità, di un bel bagno. Prendi in braccio. Facciamo un bagnetto. Eh no, certo, ovvio. No, no, ragazzi, ovvio. Vi prego, qualcuno si può occupare di sto bimbo? Vi prego. Fai il bagnetto, vai. Ah, ok, non ci pensa il maggiordomo, forse. A metterla a terra, e così siamo bravi tutti. Oh! Scappo. Raghi, scappo un attimo perché è arrivato il momento di conoscere la nipotina. Raghi, non abbiamo ancora conosciuto la figlia di John Cena a pranzo, Noi abbiamo dei nipoti, ve lo ricordo. Con la scusa lasciamo il disagio, vado a fare occupati dei tuoi bisogni per un po', grazie. Sono scappato dal disagio di casa. Non si dovrebbe fare, l'impossible si basa proprio sul fatto di non andare troppo lontano da casa. Ciao Elena! Ciao Piumina! Oh, Piumina sta bene. Volevo vedere anche come stava Piumina, tipo. Cosa, qualcosa di rotto. Me lo sono inventato. Oh. Eccola la figlia, Angela Stroud. In teoria lei è vampira, tipo. Non lo sappiamo. Presentazione di Tomarang. No, in teoria ce n'è solo uno, Credo abbiano solo un bambino loro. Quanto ti capisco, guarda. Posso fare anche un bel bagno. È una vita che non ho acqua a casa mia. Me ne approfitterei, guarda. Della cortesia, dell'ospitalità. Vi lancio pure il tramezzino tra i piedi, così tanto per gradire scappo proprio. Ragazzi, sì. Oh, che bello. Porta qui, no. No, no, no. Beh, papà ti fa un bagno. Papà ti fa un bagno d'umiltà qua. Vai, il primo bagno con la schiuma lo facciamo a casa di degli zii con un vampiro. Succhia sangue. Perfetto. E ci occupiamo del bimbo. Oh, non mi sembra vero. Qua, ragazzi, sblocchiamo la prima pietra miliare. È molto infuriato perché vuole andare a letto. Adesso torniamo a casa, Volevamo vedere come va. Ah, vero, vero. Si somigliano tantissimo. Si vede proprio che sono della stessa famiglia. Concordo. È vero, Lau. È vero. Si somigliano un sacco. Stile di vita a rischio. Vai, succede. Ok, dai, andiamo a casa. Andiamo a casa, dai. Abbiamo approfittato per fare un bagno. Eh sì, la cuginetta è identica praticamente. Un po' posseduta, però è identica. Notare solo la capigliatura un po' più particolare. Ti prego, prendi sta bimba e vattene a casa. Grazie. No, ma come già mercoledì? No, un altro imprevisto, Raghi, non so se me la sento, Raghi, non so se un altro imprevisto me lo sento, io ve lo dico, Non lo so. Aiuto. Sì, per forza. Arriverà giovedì prima o poi. Per forza arriverà un imprevisto. Dovremmo riuscire a farne un altro, ma... Ok, la bimba sta relativamente male.
cibo al papà. Ok. E comunque abbiamo salvato la bambina. Ora poi ovviamente dobbiamo fare un'altra festa, che poi non ho visto. Perdonatemi però, eh. Ciao, come va oggi? Diciamo, perdonatemi. Ma... non ho visto cosa abbiamo preso alla festa. Oh, ma sapete che ne sta avvenendo una alla volta di babysitter? Mi sto per commuovere. Ah, il bronzo. Ok, perfetto. Facciamo una festa in pigiama. No, il simposio di quartiere è bello. Il simposio di quartiere è bello. Ok, chiamiamo sempre anche i riparatori. Basta che siano più lì che là. Ok. Ah, e ospiti è rimasta poca gente. Ah no, aspetta. Ma non tutti questi. Contributori al simposio solo loro. Ok. Così almeno qua posso mettere un altro po' di gente. Ok. Ah, si mi richiesti tre, i babysitter. No, davvero, adesso che mi servivano più babysitter, ragazzi, davvero, eh. Che ha? Disidratata, lavati! Lavati che non sei altra! Oh mio Dio. Lavati in qualche modo! Lei è disidratatissima. Qua in teoria dovrebbero lasciare i piatti da qualche parte, eh? Ma chi è che continua a vomitare di brutto? Soddisfatta, soddisfatta. Ok, ho chiamato il riparatore. Il bebè? No, è solo molto giocoso, eh? Lo portiamo a letto. Lo portiamo a letto. Così almeno facciamo crescere gli altri. Qualcuno che mi metta il bimbo qua? Ah no, fermi. Io qua devo convertirlo. No, e come faccio a convertirlo in letto? Oh mio Dio. Ah, è il bimbo che butta il cibo a terra. Io pensavo fosse il cane che vomitava. Non fatevi domande. Beh, tanti soldini li abbiamo. Va, fai così. Ok. La palestrina la metterei qua. Tanto c'è tanto di quello spazio. Eh sì, per forza, ragazzi. È perché adesso devo comprare due culle. È vero, devo comprare due culle. E adesso ti portiamo a letto, dai. Molto bene. Il papà che sta bene, io andrei in camera del maggiordomo e farei altre scelte. Cura dei neonati, fai passare d'età. No, è vero, devo prendere due lettini per i toddler, per i lattanti, raghi, mi stavo scordando, maledetto me. Ok, grazie.
molto fiducioso. No, la nonna. Dici. No, no, io spero di no. Bevi. Aspettate. Si idrata se la faccio ubriacare. Bevi a nonna, forza. Sì, si sta idratando. Bevi. Bevi. Brava. Oh, almeno si ubriaca la nonna e passa la paura. Nettare di rifiuti. E anche io farei. Vero, volendo potrei prendere anche la pozione. Però un po' sei idratata. Ma che versa le porzioni. Ma vai di bottiglia. Come nei peggiori bar di Caracas. Vai, brava nonna. Sei tutti noi. Guarda come si è già ripresa la nonna. Vai, vai. Bevi, brava. Dacci dentro, nonna. Molto bene, tu mi puoi far passare d'età sta creatura, grazie. Cacchio applaudi. Ecco qua il tappetozzolo. Eccolo. Mazza che salto il bimbo. È una bimba calma. Ed è anche molto bella. Elevata la terza. Chi è il papà? È carina. È molto simile alla mamma, eh. Ora vai a farmi passare d'età. Elevata la seconda, che dorme anche lei, ma noi ce la approfittiamo. In teoria dovrebbero essere identiche. Sai com'è, sono gemelle. Non è detto, sono omozigote o eterozigote, ma... Cauta e calma. Beh, sono carine. Gli ha fatto pure la foto, ricordo. Beh, dai, sono carine. Sono carine, dai. Ora, dove le metto a dormire queste due? Perché questa era, cioè, fatta per un bimbo, non per due. Si vedete che mancano però un sacco di mobili. Probabilmente si è fregato un po' il move object quando sono uscito dalla partita. E quindi mi ha messo il VC nella doccia. Tipo, vai, fa niente. Qua dietro. Qua dietro mi sembra un bellissimo posto dove far dormire le bimbe. Ah no, è una porta, scherzavo, per uscire fuori. Dove le mettiamo le bimbe? Con la nonna non ci stanno, con i genitori. No, beh, una può stare... No, 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 no. No, no, le lapidi cerchiamo di... Ma poi, anche perché sono al fresco, no, no. Va bene così. Metto una bimba qui e una bimba qua per ora. Poi, però, in realtà dobbiamo effettivamente poi... modificare, ragazzi, la casa, prima o poi. Però la sta bene. Sono elevate. E in teoria, ragazzi, dovremmo fare la camera quassù. Ci avete pur ragione, anche voi. Ma che abbraccio, materno. L'ha appena spaventata. Maledetto me che parlo. Guarda lei come si è idratata col vino. No, davvero, io spero di non averne altri di figli. Cioè, guarda la nonna come sta bene, è bastato un po' di tavernello, ma io lo sapevo che finiva così. Abbiamo preso l'oro col simposio, che in teoria dovrebbe darci Simoleon. No, non è vero, ci dava la griglia. Vero, è vero, ci dava la griglia, ragazzi, scherzavo. E anche le pentole, proprio. Un angolo cottura con le padelle verso il vuoto, ragazzi, ma non fatevi domande. E siamo già a mercoledì.
Possiede una casa dal valore di 350.000, questa vale 255.000. Acquista 20 colonne. Perché dovrei? Diventa genitore, 2 di 4, disciplina il tuo bel bambino 5 volte, credici. Qua ragazzi servirebbero altri raccoglitori di lacrime, comunque, io ve lo dico, Raccogli tutto, raccogli tutto. Può essere, ragazzi, può essere che sia un segno del destino, signori. Tutto è collegato, tutto è collegato. Mazza, quanti cristalli. Tanti, tanti. Poi avevamo anche il frutto del drago che vale una sfracca. E io questo lo darei a loro. Magari per le future generazioni, perché noi ridiamo e scherziamo, ma non sappiamo. Ok. Diciamo, non sappiamo quanto... saremo ancora ricchi e non è detto che saremo ricchi per il continuo della challenge, quindi qua no, qua ce ne servono altri, secondo me almeno due. Non è la cosa più estetica del mondo, raghi, ma quando serve raccogliere le lacrime noi siamo in prima fila. Vediamo un po' se così riusciamo a ripigliarci un attimo. In realtà dobbiamo aspettare un po', prendi la posta, grazie. E mostra informazioni. Ok, dai, l'acqua la stiamo conservando. Con l'elettricità siamo messi bene, con l'acqua un po' meno. Ma guarda, tutti i giochini. Ok, dai, dai, ragazzi, ci hanno dato tutti i giochini, molto bene. L'imprevisto, no, domani. È domani, ragazzi, 14. Io farei una sessione di yoga, centratura energetica. What is my destiny? Dragon Ball. Io so che tu lo sai, dolenze da incombenze. Perché non c'è un drago che quando fa yoga è tinta lei. Ma scusa, però perdonatemi, mo, io non vorrei dire, ma perché mo è tinta? Cioè... Che quando diventa... Ci sta, ragazzi, lo yoga fa bene al corpo, la mente ringiovanisce. Però io non pensavo ci fosse pure la tinta, compresa nel prezzo. No! No, vabbè. Vedi? Ho messo due raccoglitori di lacrime nuove e è tornata la rugiada. Vuol dire che stiamo raccogliendo acqua. Comunque, perché lei è tinta? Sì, non ho capito. Il bimbo dove sta? Qua? Mordi, vai a papà, vai, vai. Peggio per te, devi dar da mangiare al bimbo. È difficoltosa, ma io scherzavo. Ma che la dinamica difficoltosa, stavo giocando. Vabbè, anche meno, cioè scherzavo a mordere il dito, come la relazione difficoltà. Salve, ho visto un tizio con un cappello strano. Salve. Responsabile dei rifiuti. Vabbè, grazie per essere passata. Non sono contento che abbia suonato il campanello, comunque, io glielo dico. Grazie, è sempre bello avere un po' di privacy qua dentro. Perfetto. Dai da mangiare al bimbo. Ok. Oh wow, ti ritrovi con un bel disordine da sistemare qui dentro. E forse così, visto tutto quel che hai accumulato, ti serve una mano per pulire da tutti quei rifiuti? Grazie Rebecca, per esserti offerta. Vero, ma il bassotto tipo, dobbiamo dare un dolcetto del benessere forse. Qualcuno ci chiama, Ok. Probabilmente ha solo bisogno di un, vediamo un po'. Il grande, ok.
No, voglio vedere così almeno do loro i dolcetti, che comunque li avevo comprati, ragazzi. Mi sa che li avevo comprati con Lisa. Ok. Diamo il dolcetto, ma in teoria ha bisogno di un bagno, più che altro il cane, per le pulci. No, grazie John Cena, per ora no, perdonami, ma... Siamo impegnati. Vediamo un po' se così il cane si ripiglia. No, piuma! Piuma, ti stavo dando il dolce! Vai, ma mai una gioia però sto gioco. Cioè, ogni volta che prendo l'iniziativa per fare qualcosa se ne vanno via tutti. Mo aspetta che devo mettere l'annuncio del cane scomparso. Porca miseriacciola. La piuma è volata via. Porca miseria. Altre scelte. Lei si deve idratare di nuovo. Aspetta. Vai nonna, c'ho la tecnica. Ma vedo una bella crostata. Avariata, ma era crostata molto bene. Eccoci qua. Allora. Eccolo qua. Anche invecchiato, ragazzi. Perché io mi tratto bene. Io mi tratto bene. Mo tu bevi. Brava, ti metti qua seduta con la tua bottiglia. E soffochi tutto ciò che pensi nell'alcol. Dove si è ficcata la bottiglia? Lo so che hai fame, ma hai pure sete. Bevi a nonna. Brava. Guarda il cane come la guarda male. Pure il cane la guarda male, perché dice, ma che sta combinando questa? C'è una sirena che si idrata bevendo vino, ragazzi, non so se l'avevate mai vista su The Sims, eh. Spero, nel mio piccolo, di portare sempre contenuti di qualità e idee nuove, innovative, ragazzi. Lei è una sirena, ibrida, mezza sirena, mezza alcolista, che praticamente lei si idrata bevendo vino. Ma scusa, ma... Ha già finito una bottiglia di Lambrusco. Ma nonna, però, non esageriamo. Cioè, devo tornare a Chestnut Ridge a raccogliere le erbette della prateria. Vai. Vai, nonna, bevi. Guarda come si idrata. Energica. Ma che ce lo fa fare? Ma infatti, se io guardo, probabilmente stanno pure scendendo, esatto, i giorni che mancano alla morte. Buonasera a tutti. Ragazzi, sta nonna ne sa una più del diavolo, proprio. Vedete che si è quasi idratata del tutto. Bevi. Bevi, nonna, brava. Buonasera a tutti, intanto. Sì, la nonna alcolista mi mancava, comunque, vi posso dire. Porca miseria. Guarda come sta bene! Sta una favola! Sta meglio dei bambini, questa qua! Cioè, ragazzi, sta meglio dei bambini. Ok, lei sta relativamente male, lei sta relativamente bene. Il bimbo dovrebbe farsi una doccia. Io con la nonna, visto che tanto ha un sacco di cose da fare. Oh mio Dio, no, è giovedì. Chiamo per un servizio. Babysitter, grazie. Te, ragazzi. Cioè, non pensavo che il nettare funzionasse così bene sulle sirene. A questo punto... Abbiamo beccato il cheat della vita. Se avete una sirena su The Sims 4 e sta, diciamo, con l'idratazione bassa, fatele bere nettare. Fidatevi, torna nuova di pacca proprio la nonna. Fidatevi di me. Ok, un babysitter. Uno che in teoria non è un babysitter. Cioè, in teoria spawnano i fantasmi per accoglierci tutto. Non ho ancora capito neanche io se è del bambino o del cane, ma fa niente. Una sirena al ranch, proprio, esatto. Vita da alcolista. E no, è avariato, però così non si fa, eh. O lo bevi tutto il tavernello o niente, però. Tesoro mio. Non è che sprechiamo il vino così, eh. È il cane che ha vomitato prima. Ma quindi devo dare il dolcetto al colli? Secondo voi? Magari no, eh. Io però un dolcetto del benessere glielo do. Non si sa mai, magari si trova meglio. Magari ha solo bisogno di socialità però il cane, eh. Però
Lei è triste perché ha perso il cane, lo so. Per mancanza del mio amico peloso, ma torna, torna, piuma, tranquilli che torna. Tanto dai un dolce a lui. Che non prende, forse perché non riesce ad arrivare qui. Io sento bimbi. Ok, no, è col babysitter. È del bambino perché è sbrodolone. Vabbè, fa niente, però. Dare il robo al cane. Anch'io ho il dubbio, infatti, però va bene uguale. No, vabbè. Oh mio Dio. Signori, che ve lo dica fare? È tornato quel momento lì. Quello che io non vorrei vivere. Ma quello che voi volete vivere, perché è giovedì, ragazzi. È giovedì. Porca miseriacciola. Speriamo in bene. Speriamo in bene, ragazzi. Io vado, vado. E come se vado? Huh? Ok. Signori. Ho tanta paura. Bah! Buono! C'è andata bene. C'è andata bene. Ok. Quindi dai, crea un sim, deve aggiungere preferenze casuali. Ok. No! Cioè, non abbiamo... No, in realtà no, non ne abbiamo di preferenze. Cioè, in realtà le preferenze che hanno sviluppato sono state quelle che hanno sviluppato loro. Però di base non ne avevo... Non ne avevo dato, L'abbiamo scampata per ora. Vediamo un po'. Ambuya Askena. Il problema è che non vorrei me le togliesse. Gradisce i sim ottimisti. L'R&B non ama il blu. Ama il videogioco, la cucina, la fa... fa niente. Ragazzi, è il rischio. Vado. Sì. Rimuoverà quelle vecchie. Ora ama i sim ottimisti. Non ama la musica soul. Ama il bianco. Lamentele. Il country. Non ama il canto. Ok, e lo devo fare però, ragazzi, per tutti questo, Beh, lui aveva sviluppato pochissime robe, la forma fisica e le discussioni, quindi ok. Ok. E lei probabilmente, essendo anziana, ne ha sviluppate un bel po'. 3, 7. Cavolo. Ragazzi, le levo tutte. La bimba ovviamente non ha preferenze, i lattanti neanche, il cane men che meno. Ok. Abbiamo dato una rimescolata ai caratteri dei sim, ragazzi. Ci può stare. In realtà l'imprevisto serve anche a quello. È una challenge, comunque la vita passa, ma poi in realtà le cose cambiano, i gusti cambiano. Ci può stare, ci può stare. E soprattutto ci siamo scampati gli imprevisti quelli brutti. Perché davvero, ragazzi, cioè, pensate davvero avere 10 capre, cioè una roba del genere è deleteria. Io ho tanta paura. Ho tanta, tanta paura. Anche perché, poi, ridendo e scherzando... Lui mi diventa bambino, Cioè, in teoria non manca troppo alla prossima generazione, Se ci pensate. Ovviamente la prossima generazione vuol dire che se tutto va secondo i piani, lei... è vero, me le sto tirando un po'. Lei, vabbè, in teoria ci lascia fra un po', probabilmente. Loro ce li portiamo, i genitori, ci portiamo lui che è l'erede, e poi sia i cani, sia le sorelle... I cani ovviamente ce li portiamo fin quando, ovviamente, anche loro... Capiremo quanto manca loro. Ma in teoria dovrei saperlo da qua. Mancano 3 giorni al passaggio d'età di peso piuma.
E per quanto riguarda invece il Colli, mancano 4 giorni e diventerà un anziano. Se tutto deve come, se tutto va come deve andare, certo, Johnny, io lo dico. E poi in realtà anche loro le dobbiamo mandare via quando saranno giovani adulte. Quindi comunque noi partiremo con la terza gen, con 2, 4, 6, 7 sim. Quindi qua, ragazzi, c'è un problema. Perché se io parto con 7 sim e trovo l'anima gemella, come faccio a fare un figlio? Come faccio a fare un erede? È vero che in teoria anche i cani si dovrebbero abbandonare, quindi si dovrebbero liberare degli slot, ma è un problema a cui dobbiamo far fronte, ragazzi, siamo troppi. Quindi bisogna un po' capire come risolverla, però si può risolvere, A tempo debito capiremo, ma non troppo, perché come vi ho detto non manca troppo. Anzi, in realtà la nonna ha sete. La nonna ha sete a papà, fermi. Prendi una bottiglia, spacca, perfetto. Allora. È scadente. È scaduto il tavernello, tesoro. Ma lei è disidratata. Mi sa che lei si è messa al vizio. Ma lei si è messa al vizio di idratarsi. E lei l'idratazione è importante, ragazzi. Altro che skin care. Non è ancora tornato, piuma peso. O peso piuma. Comunque sì, la nonna ormai è un vizio. Sì, sì, non durano troppo, Guardala! Molto tesa. Adesso aspetta, meglio dimenticare. Trattieniti per le romanticherie fallite con un sim non flirtante. Cioè, lei col vino sta andando a flirtare con tutti, la nonna. Io ve lo dico, la nonna è pericolosissima. Cioè, io ve lo dico, ragazzi, Oh, il lattante dovrebbe essere messo a letto. Quanti bisogni? Quanti babysitter? Vedi che ce ne sono due? È tornato il baghettino dei due babysitter, Però vabbè. Fa niente. Tutto ciò, sempre la nonna si occuperà di fare una torta a sto punto. Dovrei poterla fare perché ho comunque la pastellola, Vediamo un po'. Facciamo una festicciola per far passare d'età il bimbo. Ah, non ne ho più di pastella, va bene. Farina e zucchero. Ok. Qua, ragazzi, devo ordinare una consegna. Farina e zucchero. Ora vi leggo, No, esatto, nessuno che lava il bimbo. Ci avete ragione. Sono maledetti. Aspettiamo la consegna. È tornata! Oh, è tornata Piuma! Ma che brava sei, Piuma. Aspetta che ti do il dolcettolo. La nonna è contenta per Piuma. Sì, molto bene. Ma anche meno. Ah no, aspettate. Devo prima aspettare la consegna. Scherzavo. Eccola qua. Ciao. Accetta la consegna. Mondial Casa ti aspetta. Grazie. È pure famoso il corriere. Non mi farò domani. Notare i bisogni di questi poveri sim. Comunque dovrei prendere un po' di pozioni, in realtà. Però vabbè. Ok, il cane ha gradito. Sì. Però qualcuno li faccia il bagno a sto cane. In teoria adesso abbiamo... insomma... Non abbiamo troppa acqua, L'icona della nonna della bevuta. Gusto impeccabile. Perché dire l'arredamento. Ebbrezza da nettare piacevole. Per aver bevuto nettare. Sì, sì, ormai noi l'abbiamo persa. Cioè la nonna ormai l'abbiamo persa. Io ve lo dico. Cioè, la nonna ormai è su un altro pianeta. La nonna ce la siamo giocata di brutto. Ma va lavato il cane, no? Infatti, eccolo qua. La nonna tanto è più lì che là, A sto punto. 1, 2, 3. Almeno 3.
Ok. Ne diamo una a lui, una a lei. E qua tu te la bevi. Ragazzi, beviamo. Cioè, se non offre la nonna da bere... Cioè, ragazzi, posso dire... Che se non offre lei da bere, con tutto ciò che si tracanna sta ragazza... Intanto, buonanotte a chi va. Sì, esatto. Volevo sistemare un po' i bimbi. È molto ispirata. Lucidità post-nettare. Per aver bevuto nettare. Mentre la sensazione frizzante del nettare di mele invecchiato si dirada nella sua mente, Rebecca vede il mondo sotto una nuova luce, embriaca, fradicia. Le idee turbinano nella sua testa, embriaca, fradicia. Grazie a voi, grazie, grazie. È ubriaca, fradicia, io ve lo dico. Cioè, non, cioè, ormai lei non capisce più niente. Per carità, come avete detto voi, ci lascerà felice comunque, questo sì. Ti andrebbe un appuntamento? No, guarda. Grazie, ma no. Il bimbo va a stare relativamente bene. Ci sono i babysitter. Ok, ok. Perfetto. Aspetta, vediamo un po' se la torta è venuta bene. Fatta da lei, mi immagino. Potrà venire una cheesecake tutta storta, visto che è ubriaca, fragile. Vediamo un po', grazie. Metti le candeline. Mi raccomando, dritta, nonna. Oh, ma guarda. Secondo me è ormai abituata a bere, proprio. Lei è una che ne sa. Ne sa la nonna. E sa anche che è arrivato il momento di fare una festa sociale, perché ragazzi stiamo bene, altrimenti quando la facciamo mai? Vero, grazie. Faccio sempre quell'errore. E poi mi va a male. Ci avete ragione, grazie Laura, è vero. Riunione di famiglia, padroni di casa loro, ospiti, ovviamente John Cena e Elena. E lui che è diventato di famiglia, non si capisce perché, anche i nostri figli, tutti insomma. Mixologo, no, facciamo una riunione di famiglia. Così almeno possiamo fare tutte le fotine, bello. Comunque è il bimbo che butta la roba, secondo me. E fammi ricordare di mettere questo in frigo. Oh, bello. Fermi tutti, scatto una foto di... Vai. Spero non li scatti in mezzo al vomito. Ma che è una posa per il fotografo? Che carina. Che carino! È un po' triste, ma è carino, dai! E siamo a 5. Poi scatto una foto con... Non la posso fare ovviamente col bimbo, giustamente. Ma scatto una foto di... Il cane, sì. È molto facile, ragazzi, fare questo evento, in teoria. In teoria dovrebbe essere facile. Amichevole, discuti dell'importanza della famiglia. Lei sta buttando la spazzatura perché ormai lei non capisce più niente. Lei è sempre tesa. Ormai è l'alcol che parla per lei. Discuti della stirpe della famiglia. Cioè di quali, nonna? Fammi capire, di quelli che abbiamo dovuto fare per imprevisto o di quelli che ci aspettavamo? Non lo so, dica lei, dica lei. Chiama a tavola? Vabbè, allora. Beh, intanto, altre scelte. Dove? Fermi tutti! Chi ha preso fuoco? L'alcol ci sta infiammabile. Ma dove sta l'incendio? La radio! Ma che c'entra, ragazzi, la radio? Vabbè. Amante della famiglia, Giovanni Rana. Che stolto. Beh, è stata una bella festa, comunque.
se posso dire. Molto bella lei col bambino. No! No, ti prego! Ti prego che dobbiamo farlo passare d'età il bimbo. Altre scelte. Poi prendi la porzione per Cloud. Ah, non si può fare mentre sto scattando foto. Mi scusi. Ma da qui ad aspettare il cane, raghi. Lo faccio allora con lui. Vai, il nostro Cloud. Oltretutto, anche i lattanti, ragazzi, dovrebbero passarmi d'età tipo subito. Manca un giorno, aspettiamo un po'. Non ho capito. Non ho capito il gioco. Gelato. Fermi tutti. Ma perché stanno piangendo così tanto? Ma piange pure il cane. Sì, ma l'incendio è finito. Sì, ragazzi, abbiamo dovuto cambiare le preferenze dei sim, ma... Ah, ok, basta cliccare su smetti di piangere e passa la paura. Ok, t'a posto. Anche il bimbo si è calmato, ascolta. No, per ora no, ragazzi, ma c'è sempre tempo, voglia di farlo. Gioca, brava. E allora ti chiedo, aiuta a soffiare sulle candeline, grazie. C'è pure lo zio. È vero che non stiamo facendo l'evento, però fa niente, ragazze. Non puntavo a prendere l'oro. Cioè, l'importante è far passare d'età il bimbo, che è, quello è la cosa più importante. Vediamo un po' come mi diventa il nostro Cloud Atticus. Fanatico del verde. No, questo è un brutto presagio. Siamo ricchi. No, 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 tu devi diventare fanatico dell'oro, non del verde. Perché se fanatico del verde vuol dire che vuole tornare ad essere in verde. Cioè, tornare al verde. Quindi no, ragazzi. Sto bambino mi darà delle rogne. E infatti crolla. Molto bene, il bimbo è crollato. Molto bene. E anche il cane ha fatto tutto. Volevo fare la rima, ma è meglio di no. Beh, signori, che ve lo dico a fare. È sempre una gioia per gli occhi. È sempre una gioia per i nostri occhietti, comunque. Vedere tutto sto disagio, sappiatelo, sappiatelo. È sempre bello. Però, tant'è, ragazzi, tant'è. Ok, faccio così. E ragazzi... Direi però che per oggi ci fermiamo così. Spero abbiate passato una buona serata divertente. Lo spero, spero di avervi divertito. Ragazzi, abbiamo scoperto una civiltà nuova su The Sims. Assurdo. Ragazzi, non lo so. Solo noi facciamo queste scoperte. Detto ciò, però, io vi ringrazio, vi saluto, vi do la buonanotte. E noi ci vediamo con la prossima live. Ciao a tutti, ragazzi. So